Tutt'oggi ha provato a ricostruire questo giallo intorno alla biga di Monteleone di Spoleto. Abbiamo sentito il titolare dell'area, l'avvocato Tito Mazzetta, abbiamo visto le azioni mosse anche a livello giudiziario insieme all'avvocato Yolanda Caponecchi. L'appello all'attuale ministro del MIBAC Franceschini è stato lanciato affinché inserisca la biga nella lista dei patrimoni trafugati dall'Italia, un atto che sarebbe minimo dovuto a questa terra, alla regione dell'Umbria. Da parte nostra continueremo a seguire la vicenda, seguiteci nei prossimi giorni perché lanceremo una sottoscrizione per convincere appunto il ministro a questo primo passo propedeutico, con ogni probabilità a poter riportare, anche se fra qualche anno, non immediatamente per tante procedure, ma a riportare la biga laddove era stata messa, cioè in questo luogo.